ritrovati ad una nuova puntata del programma Parola all'Esperto, programma che ormai vi tiene compagnia tutti i mercoledì sera alle 20.40 sul canale 79 del Digitale Terrestre. Vi ricordo di seguire il nostro programma anche il giovedì in replica alle 15.30 circa. E vi ricordo anche di inviarci i vostri messaggi al numero 327 22 95 001. Oggi abbiamo il piacere di avere nuovamente in studio con noi la dolcissima dottoressa Stella Di Sessa, biologa nutrizionista. Salve dottoressa. Salve, buonasera. Buonasera. Allora, iniziamo subito. Abbiamo deciso di parlare di prima colazione. La prima colazione molto spesso non viene consumata. Voi per mancanza di tempo si corre subito ai propri impegni. Ma quanto è importante fare questa prima colazione? La prima colazione è il pasto più importante della giornata e non andrebbe mai saltata. Evidenze scientifiche costanti dimostrano proprio l'importanza al fine del mantenimento di una condizione di salute e di benessere proprio di una prima colazione corretta, qualitativamente e quantitativamente bilanciata. In generale, l'abitudine a saltare regolarmente la prima colazione è stata maggiormente associata, principalmente nei giovani studenti, all'insorgenza di disturbi del comportamento alimentare. E inoltre questa cattiva abitudine è stata anche maggiormente associata all'abitudine di abusare di sostanze alcoliche e all'inattività fisica. Invece è stato visto che soggetti che consumano con regolarità il primo pasto della giornata, includendo in essi i cereali integrali e frutta, hanno dimostrato una significativa riduzione per i fattori di rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari, diabete, obesità, dislipidemia. Nonostante comunque gli effetti benefici della prima colazione siano ampiamente dimostrati, solamente pochi di noi la consumano con regolarità e di questi la maggior parte non si concede un pasto adeguato qualitativamente e quantitativamente per affrontare la giornata. Molto spesso ci limitiamo ad un caffè, ad un cappuccino, a una spremuta d'arancia. Questo vuol dire sì fare colazione, ma non significa farla in maniera corretta. E comunque in generale la fretta, la mancanza appunto di tempo, la mancanza di appetito sembrano essere tra le principali cause del non fare colazione. Bene, e come lei ha detto, molto spesso però alla mancanza di tempo si aggiunge anche il fatto di il ragionamento di perdere peso. Non faccio colazione, mangio meno perché magari perdo peso più velocemente. Quanto è valido questo ragionamento? L'idea di perdere peso saltando un pasto non risulta completamente corretta e soprattutto questa intenzione non si rivela sempre vincente per la perdita di peso, soprattutto quando decidiamo di saltare la prima colazione. E vi spiego perché. Immagino vi sarà capitato di saltare la prima colazione e di arrivare a pranzo particolarmente affamati, di mangiare in abbondanza a pranzo, andando poi a condizionare in maniera negativa anche il rendimento pomeridiano per il grosso impegno digestivo a cui viene sottoposto l'organismo. Immagino vi sarà anche capitato di saltare la prima colazione e di concedervi per fame eccessiva uno spuntino troppo sostanzioso a metà mattina, arrivando poi a pranzo senza fame, consumando un pasto esiguo a pranzo, per arrivare poi a cena nuovamente affamati, esagerare con le porzioni di cibo a cena, per risvegliarvi poi nuovamente il mattino seguente senza fame, saltando la prima colazione. Ecco, questo è proprio un circolo vizioso che è indotto proprio dal salto della prima colazione. Che cosa in effetti succede dal punto di vista fisiologico nel nostro organismo quando non facciamo colazione?
Quello che succede è che i livelli di glucosio nel sangue scendono al di sotto della norma. Andiamo in una condizione di ipoglicemia e quando questo accade ce ne accorgiamo perché ci sentiamo stanchi, ci sentiamo spossati, ci sentiamo affamati e soprattutto ci sentiamo desiderosi di cibi ricchi in carboidrati di pronto utilizzo, ricchi in zuccheri. Quindi andiamo alla ricerca di snack dolci, gli snack dolci ci fanno gola. Oppure se arriviamo a pranzo esageriamo con pasta, esageriamo con pane. Allora andiamo poi a mangiare questi cibi, i livelli di glucosio risalgono rapidamente e il nostro organismo di conseguenza risponde rilasciando insulina proprio per ovviare a questo innalzamento della glicemia. L'insulina va a determinare un repentino calo della glicemia, andiamo di nuovo in una condizione di ipoglicemia e abbiamo poi nuovamente fame. Ora, queste fluttuazioni accentuate della glicemia e di conseguenti picchi insulinici nell'arco delle 24 ore, se prolungati nel tempo, possono determinare un maggior rischio di sviluppare resistenza all'insulina e diabete mellito. A parte che andare a determinare proprio una incapacità nella gestione dei pasti durante la giornata. E quindi è evidente che il salto della prima colazione è proprio un'abitudine che dobbiamo perdere proprio per prevenire nel lungo periodo sovrappeso, obesità, diabete, ma anche nel breve termine riuscirci a regolare nella gestione dei pasti. Perfetto, quindi abbiamo chiarito che fare la prima colazione è importante sia per la nostra salute sia per la linea. Ma come possiamo farla bene? In che modo? La prima colazione, quale componente ideale di uno schema di dieta equilibrato, dovrebbe, per essere adeguata, presentare varie caratteristiche. In primis dovrebbe sopperire all'esigenza dell'organismo di fare fronte alle richieste energetiche dopo il digiuno notturno, apportando quindi una quota calorica pari al 15-20% del fabbisogno giornaliero totale. Il 15% se la colazione è accompagnata da uno spuntino di metà mattina, 20% se decidiamo di saltare lo spuntino. La prima colazione poi dovrebbe includere fonti energetiche a lento rilascio insieme a fonti energetiche a rilascio più rapido, in modo proprio da prevenire l'ipoglicemia e il senso di fame reattivo improvviso e in modo tale anche da modulare il senso di sazietà, quindi nell'immediato fino al pasto successivo e anche per tutta la giornata. E poi la prima colazione dovrebbe includere una serie di alimenti diversi, associati in maniera adeguata, in modo da garantire all'organismo la giusta quota di tutti i macronutrienti, quindi proteine, carboidrati e grassi, e micronutrienti, ossia sali minerali e vitamine. E infine dovrebbe essere vissuta come un'abitudine piacevole nell'ambito del contesto familiare, in modo che sia mantenuta per tutta la vita e crei dei ritorni positivi. E certamente non è semplice ogni mattina svegliarsi e fare colazione tutti insieme, questo credo sia una cosa impossibile per la maggior parte di noi, però almeno una volta a settimana cerchiamo di farla tutti insieme in famiglia. Magari sì, la domenica che diciamo si sta un po' più a casa con tutta la famiglia, i bimbi non vanno a scuola e uno potrebbe approfittare. Lei ha parlato anche di alimenti importanti per la prima colazione. Possiamo dire quali sono gli alimenti ideali per una colazione sana? Certo, non esiste un modello di prima colazione valido giusto per tutti. La sua composizione certamente varierà a seconda delle esigenze fisiologiche e nutrizionali di ciascuno di noi, a seconda anche delle preferenze alimentari di ciascuno e anche terrà presente anche delle necessità pratiche di ciascuno, perché c'è chi la può fare a casa, c'è chi non riesce e la deve fare fuori casa. Comunque
secondo la tradizione alimentare italiana e mediterranea, gli alimenti da includere in un modello ideale di prima scolazione sono latte e derivati, e quando parlo di latte e derivati faccio riferimento al latte vaccino, latte senza lattosio per gli intolleranti al lattosio, ma anche bevande vegetali, ossia latte di riso, di soia, di cocco, d'avena, yogurt, kefir, yogurt greco e anche yogurt vegetali. Dovrebbero essere presenti poi cereali integrali a basso indice glicemico, quindi pane integrale, biscotti integrali fatti in casa, ma anche cereali. E facciamo attenzione quando andiamo a comprare cereali nella scelta, diciamo, della tipologia, a preferire quelli con una quota calorica massima di 300 calorie per etto e una quantità di fibre di almeno 13 grammi per etto. Possiamo poi scegliere anche fiocchi d'avena, fiocchi di farro o fiocchi di riso. Potrebbe essere inclusa anche un infuso, un tè, una tisana, e poi dovrebbe essere presente anche della frutta fresca, degli estratti, dei centrifugati, una spremuta d'arancia e anche della frutta secca, quindi mandorle, noci, nocciole, ma anche semi di zucca, semi di lino. Possiamo includere anche degli spalmabili, ossia delle confetture extra di frutta, del miele e anche, volendo, anche delle creme al cioccolato, alla nocciola, perché no, una volta ogni tanto. E poi invece per gli amanti della colazione salata è possibile includere al posto della componente latte e derivati dei formaggi magri spalmabili, delle uova cotte all'omelette oppure sode e anche degli affettati magri. Quindi in concreto una prima colazione con apporto bilanciato di nutrienti attraverso l'assunzione adeguata degli alimenti che ho indicato, andando a proprio a prevenire le fluttuazioni accentuate della glicemia, gli eventuali e i conseguenti picchi glicemici, ci aiuta a tenere maggiormente sotto controllo l'appetito e poi il desiderio di cibi particolarmente dolci nel corso della giornata. E quindi di conseguenza ci aiuta a migliorare la qualità generale della dieta e della vita. Benissimo, ci ha dato quindi in poche parole tutti i consigli su come fare la colazione, dal dolce al salato, e anche per i più golosi ha citato la famosa crema alla nocciola, quindi siamo a posto. E io vi ringrazio per aver accettato il nostro invito e per essere stata qui con noi. Grazie, grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere. E ringrazio anche voi da casa che come sempre ci seguite in tantissimi, ringrazio il mio regista Andrea Giaccio che come sempre è molto paziente con me e i miei ospiti, e vi do appuntamento a mercoledì prossimo con un nuovo esperto.